Buongiorno a tutti, prego di prendere posizione, grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Prego un attimo di silenzio. A nome del club Viareggio Versilia do il benvenuto. A nome del club Viareggio Versilia do il benvenuto alle autorità, alla Presidente nazionale, alle cariche nazionali del Sor Optimist International, alle socie dei vari club, più di 50, che in questa giornata si confronteranno su questa tematica di estrema importanza. Noi siamo qui per desiderio della Presidente nazionale Anna Maria Isastia, che vuole lanciare un messaggio a tutti i club d'Italia affinché si facciano promotori perché presso le proprie ASL si istituiscano i percorsi riservati, in questo caso, alle persone vittime di violenza. Ed è proprio su questa tematica che vede già la regione toscana come una regione virtuosa, la prima che ha istituito il percorso Codice Rosa, come poi verrà ampiamente descritto nel corso della mattinata, e quindi accanto alle nostre ASL di tutta la Toscana che sono molto attive in questo settore, deve scaturire un dibattito finalizzato proprio affinché l'effetto domino riesca a ricoprire tutte le nostre realtà italiane. Io saluto le autorità, in primo luogo Sua Eccellenza il Prefetto, la dottoressa Giovanna Cagliostro, che ringrazio anche in particolare per il supporto che ha dato con la sua anche segreteria alla nostra iniziativa, il questore di Lucca Claudio Cracovia, i rappresentanti dei comuni, dei 7 comuni della Versilia. Io vedo in questo momento il sindaco di Pietrasanta, dottor Domenico Lombardi, la signora Lombardi, Roberta Lombardi, per il comune di Seravezza, e stiamo aspettando gli altri, ma comunque tutti i 7 comuni della Versilia hanno patrocinato questa iniziativa. Saluto l'assessore alle pari opportunità della provincia di Lucca, Federica Maineri, che ha seguito non solo questo convegno, ma anche tutti i nostri lavori in questo biennio del Sor Optimist Viareggio Versilia e Lucca. Noi abbiamo avuto un grandissimo sostegno da parte della provincia. Grazie, assessore. Ringrazio anche per la sua presenza l'onorevole senatrice Manuela Granaiola, grazie di essere qua. Sottotenente di Vascello Alessio Agostini, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Viareggio, Stefano Fedele, comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca, Gianluca Filippi, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, la dottoressa Gallucci della Polizia di Viareggio, la dottoressa Daniela Grotti della Polizia Municipale,
i vari direttori delle ASL toscane, in particolare la ASL 2 di Lucca e la ASL 12 Versilia, le associazioni che hanno patrocinato l'iniziativa, in particolare l'Ordine dei Medici della provincia di Lucca, qui rappresentati dal presidente dottor Umberto Quiriconi, dalla Società Medica Chirurgica Lucchese dottoressa Daniela Melchiorri, l'Associazione Italiana Donne Medico sezione di Lucca Lucia Vecoli, l'Associazione Medici Volontari il dottor Mauro Miele e in ultimo ma non per ultimo la Task Force Interistituzionale dell'ASL 9 di Grosseto, che è venuta insieme a Vittoria Doretti in una carovana, possiamo dire Vittoria, una carovana simpaticissima che da quando è partita da stamani da Grosseto ci ha tenuto costantemente al corrente di quello che stava succedendo, e sono arrivate felicemente tutti invece in porto. Devo anche ringraziare, perché hanno dato un sostegno importantissimo alla realizzazione di queste due giornate, perché ieri abbiamo iniziato gli incontri sorottimisti e oggi il convegno, invece l'Associazione Albergatori di Viareggio e le società Carmazzi e Floresport per i fiori. E noi abbiamo anche tre rappresentanti di tre fondazioni della nostra Versilia, in particolare la Fondazione Carnevale e la Fondazione Festival Pucciniano e la Fondazione La Versiliana, con i loro presidenti che ringrazio veramente molto. Abbiamo anche rappresentanti della Croce Rossa Italiana, del Rotary, dei due Lion della Viareggio Versilia e moltissime associazioni di volontariato che man mano andremo a conoscere. Io nel porgere quindi il nostro saluto come club Viareggio Versilia, adesso vado a leggere le due lettere che sono arrivate per la nostra Presidente Nazionale Anna Maria, per te, dal Ministro della Salute e dal Sottosegretario dello Sviluppo Economico. Naturalmente non sono potute intervenire per le note vicende che seguiamo anche sui giornali, però hanno voluto lo stesso essere presenti con questi messaggi. Scrive il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per Anna Maria. Cara Presidente, voglio innanzitutto ringraziare per il graditissimo invito a prendere parte al convegno Codice Rosa, il magico effetto domino, che avrà luogo domani sabato 13 settembre presso il Centro Congressi Principe di Piemonte di Viareggio. Considerata la rilevanza dei temi trattati, avrei preso parte molto volentieri ai lavori. Purtroppo concomitanti impegni mi impediranno di essere con voi. È noto quanto abbia a cuore le problematiche legate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, che proprio a causa della loro condizione di fragilità possono diventare vittime di violenza, donne, uomini, bambini, anziani, immigrati, omosessuali. Il Ministero della Salute si trova in una posizione di prima linea sul fronte della presa in carico delle vittime attraverso le strutture sanitarie pubbliche e tra queste il pronto soccorso, dove è possibile trovare assistenza sanitaria, psicologica e legale, ma anche attivare la rete operativa territoriale. Operatori sanitari, magistrati, forze dell'ordine, associazioni di volontariato, operatori sociali sono stati infatti coinvolti in questo progetto proprio per creare in maniera estremamente concreta un percorso che tutelasse le vittime, permettesse la loro rapida messa in sicurezza e assicurasse alla giustizia gli autori dei reati. Sconfiggere la violenza è una questione di civiltà,
e i singoli componenti del fenomeno non possono essere affrontati in maniera settoriale o parcellizzata, altrimenti, come un mostro dalle 100 teste, non si potrà mai riuscire a debellarla. L'esistenza stessa del codice rosa significa che si può imparare ad ascoltare con orecchie molteplici, ma un cuore unico. I muti silenzi di chi arriva al pronto soccorso anche più volte alla settimana per farsi medicare le contusioni causate da barattoli riposti su ripiani troppo alti e maledettamente scivolosi, da spigoli di tavoli sempre troppo appuntiti, da vasche da bagno terribilmente viscide e insidiose. Significa che si può imparare ad ascoltare e ascoltarsi nella squadra, a convivere le e nelle criticità, nelle paure quotidiane. Significa dire a tutte le vittime: siamo qui. Lo Stato non è un concetto distante, le istituzioni sono formate da persone. Nella sua esecuzione, tale strada ha preso il nome di percorso rosa e sinteticamente gli elementi di maggior rilievo sono consistiti nel porre al centro di questa azione condivisa la vittima di violenza, tutelandole la privacy, i tempi dei silenzi e fornendo alla stessa la scelta sul tipo percorso da seguire dopo le prime cure, giudiziario, sociosanitario o nessuno. La rete è un modello vincente perché pone in campo tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti, attraverso l'armonizzazione di percorsi condivisi e crea le giuste sinergie per la tutela della vittima. In questo contesto anche la formazione riveste un ruolo fondamentale e strategico. Può funzionare in modo ottimale solo se ciascuno è consapevole del proprio ruolo e viene adeguatamente istruito. La formazione infatti è essenziale per produrre un reale cambiamento culturale profondo e diffuso e per realizzare interventi efficaci e duraturi. Sono certa che le buone prassi possano incidere e modificare fenomeni culturali che per tempi geologici hanno reso naturale ciò che naturale non è, la legittimazione di un modello di potere basato sulla sottomissione del più debole. Ritengo che l'effetto domino al riguardo sia fortemente contagioso e che possa consentire ad ognuno di noi di sentirsi parte integrante e indispensabile di un'unica squadra, anche se con camici, divise, toghe, ruoli diversi, ma con un unico ambizioso obiettivo. Pertanto, nel sottolineare il mio pieno appoggio e la mia totale condivisione della volontà di continuare a essere in prima linea nella lotta contro questo terribile fenomeno, auguro di cuore a tutti voi un buon lavoro. Beatrice Lorenzin. E ora la lettera del sottosegretario Simone Vicari, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo e dell'Economia. Cari amici, il mio saluto affettuoso va a tutti voi. Va in primo luogo a tutte le persone che non si sono risparmiate per la realizzazione di questo progetto. Ci sono alcune parole chiave che hanno fatto capolinea nella mia mente quando ho preso in mano la locandina di questo evento. Queste parole sono rispetto, sensibilità, amore. Il codice rosa non è, a dispetto delle assonanze comunicative, l'ennesima riserva all'interno della quale collocare la donna. È invece una intelligente operazione di ribaltamento della condizione psicologica nella quale si trovano spesso le vittime di violenza quando chiedono aiuto. Uomini o donne, giovani o anziane, vittime di violenze domestiche, spesso prolungate, silenti, quasi accettate. Per loro c'è oggi la possibilità di essere ascoltati, oltre che essere trattati da paziente, forse nemmeno tanto gravi.
C'è il silenzio, il rispetto, la sensibilità di non mostrare agli altri il dolore più difficile da cancellare, quello che si porta dentro, quello psicologico, quello che spesso viene causato da soggetti con i quali ci sono vincoli, anche di sangue. Manca quindi una parola a quelle che ho elencato prima, e cioè la parola coraggio. Il coraggio di chi non si arrende e alza la cornetta o si presenta spesso presso una struttura sanitaria. Il coraggio di chi intende il proprio lavoro, quello di medico, come quello di psicologo, come quello di volontario, come una missione con al centro l'uomo. Vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità che mi avete dato di riflettere. È da qualche anno che seguo la dottoressa Vittoria Doretti e la sua intuizione, che in questi anni ho visto crescere ed espandersi con un magico effetto domino, come ama definirlo lei. Come rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto come mamma, come donna e come cittadina, mi piace vedere in quella rosa un omaggio a una sanità diversa che faccia parlare di sé, ce lo auguriamo, sempre di più. Simona Vicari. Bene, detto questo, lascio la parola ad Adriana Bazzi, che modererà le relazioni, i lavori della mattinata. Adriana Bazzi, inviato del Corriere della Sera, medico, gouverneur dell'Unione Italiana, è una sorottimista del Club Milano Fondatore. Grazie Adriana di essere qua, a te la parola. Grazie a te Presidente e un saluto a tutti voi che siete così numerosi in questa sala. Solo qualche considerazione prima di dare la parola ai relatori, proprio un po' quello che vedo dal mio osservatorio, e devo dire che mai come in questi ultimi tempi la cronaca ci presenta una serie di testimonianze di violenza sulle donne. E naturalmente sono quei casi in particolare dove la violenza uccide. Una violenza che è sulle donne ma anche sui bambini. Un mio collega ha scritto un bellissimo articolo sul Corriere l'altro giorno in cui diceva a questo punto non dobbiamo soltanto parlare di femminicidio ma anche di figlicidio. E solo nell'ultima settimana io ho letto qualche articolo su due casi così ravvicinati di sindrome del bambino scosso. Ecco, diciamo che questi casi di cronaca sono soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno sommerso ma che sta emergendo anche attraverso i social media. Volevo ricordare quest'estate sui siti di news, una ragazza inglese è stata data la notizia che una ragazza inglese ha postato un selfie del suo volto normale e del suo volto tumefatto per la violenza del suo partner. E poi ci sono altri due episodi che volevo citare perché questi hanno raggiunto, diciamo, la cronaca, però possono anche racchiudere un messaggio positivo. Se la ragazza inglese ha fatto questo per sensibilizzare le persone a denunciare questi fatti, certe volte ci si mettono le celebrities a portare dei messaggi negativi. Non so se voi avete letto di Rihanna, questa cantante pop che era stata picchiata dal suo fidanzato, un cantante rapper, lui è stato condannato. Lei è andata questo agosto a un'intervista da Oprah Winfrey, voi sapete la famosa intervistatrice americana, e ha detto però io sono ancora innamorato. E della settimana scorsa invece un altro episodio, questo giocatore di football americano del Baltimora, Ray Rice, che il febbraio scorso aveva picchiato, buttato a terra in un ascensore, c'è il video in rete se si vuole vedere, è stato squalificato per 2 giorni dalla sua squadra e poi si sono sposati. Ecco, questi sono messaggi negativi che non fanno bene, diciamo, nel sensibilizzare a questo tipo di problema. Un problema che quindi richiede degli interventi che prevedono l'unione di più forze, e il codice rosa è una risposta
che si sta dando a questo problema che interessa tutti, tutte le categorie sociali e un po' tutti. E quindi con piacere do la parola alla dottoressa Vittoria Doretti che ci parlerà di questo progetto. La dottoressa è della direzione sanitaria dell'ASL 9 di Grosseto ed è responsabile della task force Codice Rosa. Prego, abbiamo per ogni relatore... una ventina di minuti, prego. 20 minuti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, non è un colpo di Stato questo, né una mia improvvisa botta di arteriosclerosi e di perdita di identità, è una scelta che abbiamo fatto, a sorpresa appunto, chiediamo scusa alla moderatrice, perché dobbiamo spiegare un po', raccontare qual è stata l'avventura, il progetto Codice Rosa. E siccome il Codice Rosa è più facile dire che cosa non è che cosa è, e quindi la cosa principale del Codice Rosa è che non è un insieme di procedure, non è un accordo formale fatto dalla Procura della Repubblica e dall'ASL 9 di Grosseto, che poi si è diffuso anche oltre ogni più rosea previsione, ma è soprattutto una squadra, e in una squadra, quando la squadra funziona, non c'è il leader, ci sono 11 giocatori che si possono sostituire, 11 più le riserve, che sono fra loro totalmente interdipendenti, ci sono magistrati che per poter lavorare in un progetto unico devono sapere che cos'è una cocannula del 14, e ci sono medici che devono sapere come e quando si può effettuare un arresto o come si svolge il processo. Perché? Perché il adesso ho riacquistato la mia identità anche, perché in realtà, come aveva spiegato perfettamente il Ministro nella lettera che abbiamo ascoltato prima, tra l'altro c'è anche la dottoressa Pacini, chiederemo i diritti d'autore perché ha copiato la prefazione del libro, quindi quello che vorremmo cercare di trasmettere è proprio il senso di squadra, la squadra che è composta da professionalità completamente differenti, ci sono magistrati, forze dell'ordine, personale sanitario, farmacisti, associazioni di volontariato, e quindi è una squadra vera e propria. E come tutte le squadre, che cosa succede? Prima di scendere in campo bisogna mettersi la maglietta, e la maglietta, la divisa, non è più la toga, il camice, la divisa per le forze dell'ordine, è la maglietta della task force. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'idea che è nata proprio al termine di uno dei tanti convegni a cui eravamo stati invitati, la dottoressa Doretti ed io, era stato quello di capire che il fenomeno violenza è estremamente articolato, estremamente insidioso, e quindi se lo Stato vuole dare una risposta seria e concreta a questo tipo di fenomeno non può parcellizzare le risposte alla violenza, non si può pensare che la repressione sotto il profilo giudiziario non dialoghi con il recupero della vittima, che poi il 90% è compito del sistema sanitario o dei centri antiviolenza o delle associazioni di volontariato tout court. Le forze dell'ordine non possono non conoscere le difficoltà che hanno i sanitari che intervengono in un caso di questo genere, i sanitari non possono non sapere che per l'acquisizione degli elementi di prova che poi serviranno per un eventuale futuro processo,
bisogna seguire delle regole per conservare non solo l'integrità dell'elemento di prova che viene acquisito, ma anche appunto la cosiddetta catena delle prove, quindi la verifica e la prova di come sono stati acquisiti questi elementi e l'iter che hanno avuto. Ora io farò scorrere le immagini, però sarà un po' come Enrico Ghezzi su Rai 3, probabilmente andiamo fuori sincro le immagini ed io, per cui guardatele, ovviamente sarete tutti interrogati alla fine perché dovete vedere chi che cosa seguite e quindi poi solo i migliori potranno uscire all'ora di pranzo. Questa è un po' la situazione, diciamo, per ricostruire storicamente cosa succede nel 2000. Quindi a Grosseto in particolare, piccola cittadina di provincia, famosa per la campagna, per la maremma verde, il mare bello e le spiagge pulite, e quindi un luogo dove apparentemente il fenomeno violenza non esiste, dove i maltrattamenti in famiglia o gli episodi di violenza sessuale sono estremamente, teoricamente, ridotti. E dunque un problema che sembra non coinvolgere la società. C'era comunque una rete che già operava a livello provinciale, che è quello che vedete, e che si occupava di queste problematiche. Quello che dicevo all'inizio, il problema qual era? Una rete che operava ciascuno per le sue competenze. Prima regola della task force è quella del gruppo di lavoro, è quella di non dire mai questo non è di mia competenza. Si cura tutti insieme, quindi ogni problema deve coinvolgere il singolo partecipante al 100%. Il caso non finisce con un rinvio a giudizio o con i 3 punti di sutura dato al pronto soccorso, il caso finisce quando siamo sicuri che la vittima è in totale protezione, il legame con la violenza si è rescisso e quindi abbiamo la sicurezza appunto per la vittima e qualora la vittima lo scelga, quando il reato non è procedibile d'ufficio, anche l'assicurazione del colpevole alla giustizia. Questa quindi rete provinciale, questa era la situazione alla Procura della Repubblica, ovvero esisteva già un pool di magistrati che si occupava in modo specifico di alcuni reati cosiddetti appunto perpetrati nei confronti delle fasce deboli della popolazione. Nel 2008 nasce il progetto Sesso e una Donna dell'ASL 9 di Grosseto e quello che dicevo prima, ci incontriamo all'esito dell'ennesimo incontro, dell'ennesimo dibattito sulla violenza, la dottoressa Doretti ed io, e in strada iniziamo a parlare, a confrontare i dati della famosa Verde Maremma, dove teoricamente non succedeva nulla. E quello che era emerso è che la Procura della Repubblica aveva mediamente circa 60 denunce di violenza sessuale, solo violenza sessuale, all'anno. Detto così potrebbe non sembrare tanto, se si inizia a trasporre sulle settimane voi capite che circa, anzi un po' più, di una violenza sessuale a settimana veniva perpetrata. Escluso quindi tutti i casi di maltrattamenti in famiglia, di violenze di altro genere. La ASL di Grosseto aveva, diciamo, catalogato gli interventi effettuati come un caso negli ultimi 2 anni. Ora, il problema qual era? Era che i fascicoli che avevano appunto attivato procedure nei confronti degli autori di queste violenze sessuali contenevano all'interno i referti medici dell'ASL. Quindi in realtà, e l'ASL era anche intervenuta correttamente, quindi era un problema di riconoscere determinate situazioni a rischio, era un problema di riconoscere e coordinare l'intervento tra appunto tutti gli enti sul territorio in relazione a determinate tipologie di reati o di violenza che venivano perpetrati nei confronti delle vittime. Cioè l'ASL interveniva, i certificati medici c'erano, gli interventi venivano effettuati, ma non c'era una corretta, se vogliamo, catalogazione della gravità dell'intervento e della tipologia di intervento che era stata fatta. Qui vedete appunto le criticità che emergevano in un approccio per poter lavorare con un'unica linea di condotta, quindi
la formazione non solo ovviamente degli operatori sanitari, ma delle forze dell'ordine, degli stessi magistrati che dovevano comprendere quali erano le difficoltà del medico, del sanitario, dell'infermiere che interveniva in quel momento. Necessità però appunto di avere una risposta unitaria a quello che era l'intervento e quindi sviluppo, diciamo, di un protocollo, questo nell'evoluzione storica. Vi dicevo, la task force, poi non il codice rosa, il percorso rosa, sono tutto fuorché un protocollo, però ovviamente questi atti andavano formalizzati perché gli uomini passano ma le idee e questi progetti devono restare, e quindi occorreva formalizzare ed impegnare le istituzioni di cui facciamo parte a proseguire in questo lavoro anche qualora fisicamente poi uno di noi non ci fosse più, per, speriamo, motivi lieti, non cose brutte. Quindi che succede? Viene formalizzato questo protocollo d'intesa tra la ASL 9 e la Procura della Repubblica. Viene condivisa una idea di che cosa dichiarano i principali soggetti sui quali si poteva e doveva intervenire, e quindi si crea in maniera condivisa una nozione, diciamo, di una definizione di fasce deboli, che volutamente non è ristretta, come sentivo nelle lettere, ad un cortile o ad un'area riservata della popolazione, le donne, i soggetti, gli immigrati, gli anziani. Perché? Perché è soggetto debole, in linea generale, chiunque in una determinata circostanza si trova in una difficoltà a chiedere aiuto, in una difficoltà a rivolgersi, ad avere un numero di telefono da chiamare, a sapere quali percorsi poter proseguire e perseguire per riuscire ad uscire, appunto, scusate il gioco di parole, dal vortice della violenza. E quindi la scelta qual è stata? Spogliandoci della toga, del camice, della divisa, è stata quella di partire dalla vittima, illustrare alla vittima quali sono i percorsi a sua disposizione e far scegliere alla vittima il percorso da seguire. Sembra una cosa abbastanza elementare, però in realtà quello che normalmente avviene è che intervengono le forze dell'ordine per assicurare alla giustizia l'autore del reato. Ora, se siamo, come diceva giustamente la dottoressa prima, in un ambito dove la vittima è ancora innamorata, in realtà non è pronta a rescindere questo legame con la violenza, rischiamo di forzare la mano, di portare la vittima ad un processo penale, arriva in dibattimento, cosa succede? Che rinnega quello che ha detto in precedenza, dice che in realtà andavano d'amore e d'accordo e che lei cadeva nella doccia o i barattoli di marmellata le scivolavano sulla testa, e, come si dice in termini giuridici prettamente napoletani, cornuta e mazziata, ovvero oltre a non arrivare ad una condanna dell'autore del reato, si rischiava l'incriminazione della vittima per il delitto di falsa testimonianza o di calunnia. Quindi la vittima deve sapere perfettamente qual è le strade a sua disposizione, che non sono unicamente repressive e giudiziarie, ma anche semplicemente può essere un percorso di consapevolezza di essere vittima, cosa che spesso manca, cioè la capacità di comprendere che quello che le avviene non è giusto, non è normale, quello che avviene all'interno delle mura di casa non è la quotidianità che è normale che avvenga, perché ogni episodio di violenza è da condannare. E devo dire, per l'esperienza maturata poi sul campo, la cosa singolare e terribile della violenza è che va a gradini, cioè quando si supera un certo gradino, la violenza precedente diventa la normalità. Nel momento in cui si alza la voce o si ingiuria la vittima, quello diventa un punto di partenza che è normale. Nel momento in cui poi si sale o si scende forse un gradino e quindi si alzano le mani, arriva uno schiaffo, l'alzare le mani è una condotta normale, sia per l'aggressore, sia molto spesso anche per la vittima. E così si ha questa lenta o veloce escalation anche ad episodi violenti che portano a dati a livello nazionale di veri e propri bollettini di guerra, perché sicuramente
fa più vittime la violenza domestica che non la criminalità organizzata, e questi sono dati che dobbiamo tenere ben impressi, perché oltre 140 donne vittime di femminicidio sicuramente nel 2013, non abbiamo forse i dati aggiornati sul 2014, ma abbiamo già sicuramente superato le 100 unità, questi sono i dati che noi abbiamo. Quindi poi, diciamo, adesso non entrerò ovviamente nello specifico della singola procedura, perché sennò mi denuncereste per stalking al termine dell'intervento, e quindi cercherò anche di andare a chiudere questo intervento. Diciamo che cosa si è cercato di fare? Sotto il profilo dell'intervento si sono distinti due grossi filoni, diciamo, di attività. Uno per quello che riguarda le violenze sessuali. Chi arriva al pronto soccorso e dice sono stato vittima di violenza sessuale, è chiaro che quello che si chiama comunemente outing è stato già fatto, cioè è nel 99,9% dei casi un soggetto che sta già denunciando quello che è accaduto, quindi non è un problema di far emergere un sommerso che rimane sottaciuto. E quindi nel caso di violenze sessuali la cosa essenziale era quella di intervenire correttamente, perché l'intervento inizialmente sanitario non fosse solamente sanitario, ma fosse corretto anche sotto il profilo giudiziario e di raccolta degli elementi di prova da parte delle forze dell'ordine. Perché? Perché pur essendo un reato particolarmente grave, salvo alcune eccezioni, il reato di violenza sessuale è procedibile a querela di parte e la vittima ha 6 mesi di tempo per fare la querela. Ora, voi capite che se noi andiamo dopo 5 mesi e 15 giorni a fare un tampone vaginale per capire se c'è stata una violenza, beh, è del tutto inutile. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna comunque intervenire nell'immediatezza del fatto, nel pronto soccorso, dove c'è, e qui adesso rapidamente vi dico che cos'è appunto questo percorso rosa, dove c'è una stanza riservata per la vittima, una stanza dove non si ha la prima accoglienza e poi la vittima inizia il giro di reparti, ginecologia, l'astra o altri elementi. Sono gli specialisti che vanno a visitare la vittima in quella stanza, garantendo la privacy, la riservatezza, ma anche una impossibilità di incontro con il possibile autore della violenza stessa, e in certi casi non lo posso dire adesso, ma anche con i giornalisti che possono essere fuori per raccontare in anteprima appunto un fatto grave quale una violenza sessuale. La stanza quindi è già attrezzata di tamponi, di tutti gli elementi utili per la visita ginecologica, ma in più ampio spettro anche sulle lesioni riscontrate sulla vittima. Non solo, abbiamo deciso di avere una macchina fotografica all'interno della stanza che, ovviamente con il consenso della vittima, che finora è stato dato sempre, possa riprendere quelle che sono le lesioni subite dalla vittima. Perché? Perché se io ho un corpo pieno di lividi, ho 2 lividi, la prognosi è quella, perché il livido, la contusione, l'ematoma, visto che sono diventato medico anch'io, l'ematoma ha quel periodo di guarigione, quindi che ce ne siano 5, 10 o 1, la prognosi è quella. Ma se voi mettete, eventualmente, in un fascicolo processuale la foto di una vittima con un corpo pieno di ematomi ed ecchimosi, anche per il giudice distratto che all'ora di pranzo deve andare a prendere anche lui il bambino che esce da scuola, ha fame e apre il fascicolo e trova quell'immagine, è quel pugno allo stomaco che lo riporta immediatamente al fatto, alla realtà e alla concretezza di quello che è successo. Questo tipo di descrizione di lesioni con una cartella clinica apposita, che è stata fatta appositamente e che è diversa dalle normali cartelle cliniche, consente anche di verificare la fondatezza del racconto che fa la vittima, perché un'accurata descrizione, mappatura delle lesioni conferma o meno il racconto che la vittima ha fatto. Faccio un esempio: sono stata trascinata per le caviglie mentre in mezzo a un prato mentre cercavo di scappare e lui mi violentava, è verosimile trovare nelle caviglie ematomi da digitopressione che appunto confermano il racconto che fa la vittima, e così via, appunto non mi sto adesso a dilungare.
Dico solo che in quella stessa stanza c'è anche un computer a disposizione delle forze dell'ordine per evitare alla vittima comunque un trauma di dover poi a distanza di tempo ritornare o andare in una caserma dei carabinieri, della polizia di Stato e della finanza per fare una denuncia, una querela nei confronti dell'autore del reato. Se vuole, in quell'unico intervento, in quell'unico atto di accoglienza, lo Stato, io ritorno su questo concetto, interviene in maniera unitaria con tutte le sue forze. E quindi l'obiettivo qual è? È quello di creare o diminuire il trauma che ogni vittima ha in episodi di questo genere con un intervento competente, ma anche a 360 gradi, in cui, lo ribadisco, nessuno possa dire non è di mia competenza, perché la maglietta della task force che ognuno ideologicamente indossa in quel momento deve far sì che la vittima sia presa in carico a 360 gradi da qualsiasi soggetto intervenga nel corso dell'intervento stesso. Altro filone, diciamo prima, uno è l'intervento sulla violenza sessuale, l'altro, il problema forse più complesso, è quello di far emergere il sommerso nei casi di maltrattamenti. Perché? Perché la vittima che va al pronto soccorso, come dicevamo prima, spesso non racconta sono vittima di violenza, ma sono scivolato, ho sbattuto sul tavolo, mi è caduto il barattolo di marmellata in testa, e quindi in questo caso l'abilità degli operatori è quello di identificare quello che è un codice rosa, cioè un soggetto a rischio, di avvicinarlo e di far capire alla vittima stessa di essere vittima e che se ha voglia di parlarne c'è qualcuno che è disposto ad ascoltare. Adesso sembra la scoperta dell'acqua calda, ma vi assicuro che si spalancano porte e mondi che nessuno di noi immaginava, proprio perché la disponibilità all'ascolto di storie che spesso per le vittime sembrano sempre uguali, sembrano insignificanti, sono invece un momento essenziale appunto per poter far uscire queste storie e si possano raccogliere le storie, portarle in un posto sicuro e salvare le vittime di questo tipo di reati. Ora sono io a questo punto che presento in rete, passo la palla, in questo faccio un assist, visto che poi l'intervento avrà un filo conduttore unico, però a questo punto mi dovresti presentare tu, no, sto scherzando. Completamente sì. Allora era un colpo di Stato ufficiale. È stata una delle un colpo di scena che è davvero simpatico, per cui ha certamente richiamato l'attenzione di tutti noi, quindi prego. Sì, allora buongiorno, avete appena assistito la mia presentazione declamata dal dottor Giuseppe Coniglio, procuratore, sostituto procuratore della Repubblica, ma anche responsabile della task force per quanto riguarda la procura e referente scientifico nella materia appunto per le procure del progetto regionale. Io vi ringrazio e la prima cosa è perdono, Presidente, perdono, noi siamo tutte persone con setta in condotta e soprattutto al nostro moderatore che probabilmente non era abituato a atti così ribelli. Però se ci chiedete che cos'è codice rosa è questo, nasce come un atto ribelle, nasce in piena ribellione, perché se continuiamo a fare sempre le stesse cose forse è un po' inutile lamentarsi se i risultati non cambiano. Ed è anche vero, è vero molto, profondamente, dolorosamente vero, signori, e lo sappiamo tutti noi, che quando soffia il vento del cambiamento, molti costruiscono muri. Oggi io, Presidente, sono molto fiera di essere una sola ottimista come non lo sono mai stata, perché le persone che e vi posso dire che negli ultimi anni ho conosciuto tantissime persone, ho avuto questa fortuna, ma mai come nel mondo solo ottimista.
non si sono costruiti muri ma grandi mulini a vento, per cui se oggi in conferenza stampa i giornalisti prima hanno chiesto che cosa sta facendo il Sor Optimist International Italia, io ho detto costruisce mulini a vento, per cui grazie e perdonateci. Dunque cercherò di aggiungere poche cose a quello che ha detto il dottor Coniglio, mi fa un po' sorridere dire così, insomma Giuseppe che è un medico, è bravino e sta cominciando a mettere la vocannola, insomma la prossima volta farà una dimostrazione pratica, vado peggio io sul diritto pubblico e privato. Qual era la grande difficoltà effettivamente che ha poi innescato certe dinamiche di codice rosa? Che noi siamo fortunati, in regione Toscana abbiamo un'ottima rete di centri antiviolenza storici, fatta da grandi professioniste. Oggi abbiamo l'onore di sentire abbracciare con codice rosa Alessandra, la dottoressa Panza, che ha fatto un qualcosa di estremamente rivoluzionario, difficile, addirittura un altro capitolo, e ci troviamo proprio sulla via di Damasco insieme su questa cosa, ma veramente abbiamo grandi centri che hanno per tanto tempo supportato ciò che forse mancava, intendo a noi come Stato. Anche come Regione Toscana molto abbiamo fatto sul territorio, penso a tutta l'attività consultoriale, per chi fosse interessato so che ci sono molti colleghi anche da altre regioni, bene, noi abbiamo delle ottime leggi. Avevamo questo punto un po' più forse oscuro, io sono un rianimatore quindi lì la mente andava, viaggiavo all'estero in momenti di guerra, quindi ho una mente forse un po' pragmatica, se volete un po' anche da combattente, ma sicuramente sull'idea del pronto soccorso. Perché vedete, se una persona, donna, uomo, anziano, giovane, va a chiedere aiuto in un consultorio, in un centro antiviolenza, fa denuncia in questura, ha già fatto 20 passi avanti. 20. E chi è mamma e chi è babbo sa benissimo quanto è importante per chi inizia a camminare fare quei 20 passi. Ma tutto il resto non lo fa. E allora arriva magari per 10 anni con 35 accessi, come abbiamo capito dopo, in pronto soccorso, dove non lo racconta. E il pronto soccorso è un luogo oscuro, fatto, adesso scusatemi, ma guardo una collega, un'altra responsabile di task force che ho nel cuore, no? La nostra padrona di casa, al quale io rivolgo un saluto assolutamente affettuoso, nella dottoressa Marchetti, perché i nostri sono pronti soccorsi che d'estate ad esempio diventano, si quintuplicano, e insomma devi affrontare tante realtà, l'arresto cardiaco, l'incidente. E poi arriva qualcuno che dice sono scivolata nelle scale, ho un vasetto di marmellata, mi è caduto in testa e non ha niente, ti dici vabbè. Ecco, e lì invece è questo codice rosa, avere dentro la forza, la potenza di riuscire a capire quel silenzio, perché poi basta chiederlo. Cercherò di accelerare, ho 20 minuti, quindi cercherò di accelerare al massimo perché ci sono cose sicuramente più importanti delle mie parole. Un attimo solo, mi levo qualche sassino dalle scarpe, anche perché come avrete potuto vedere fra me e il dottor Coniglio ci si riconosce, non tanto nella presentazione, ma perché lui non ha i riccioli e io porto i tacchi alti, quindi i sassini me li tolgo adesso. Bene, mi sono sentita dire spesso, e è evidente anche in questi momenti, e è evidente che qualcuno pensa che non siano cose importanti, tristemente, pensa che ci siano cose molto più importanti. Peccato che, parlando anche con Raffaele Cantone o altri del pool con cui noi lavoriamo, con il pool antimafia, per vari motivi, perché bene, uccide più la violenza domestica della mafia. Forse perché un terzo delle donne che hanno subito violenza trascorre tutta una vita senza parlarne mai, e questo ha costi elevatissimi, fare quello che oggi tutti voi avete fatto, e pensa che si è alzato molto presto dall'altra parte dell'Italia per venire qui
alle sorelle Soroptimist di tutta Italia grazie, perché fare questo vuol dire fare una grande opera di sanità pubblica e di prevenzione. Siamo partiti e non ci credeva nessuno, anzi ci hanno guardato un po' peggio di come oggi lei Presidente, quando io sono rimasta seduta, mi ha guardato, assolutamente. E pochi, pazzi, 40, 2009. E la cosa è andata avanti, devo dire, la vita ci ha dato grandi ricchezze perché ci ha permesso di incontrare un grande assessore come la dottoressa Scaramuccia, un assessore regionale, e qui era proprio qui a Viareggio, qui davanti, era il settembre del 2010. Lei si fermò, vide questi dati che oggi state vedendo voi e disse: voglio che avvenga questo in tutta la Toscana. Per noi fu una non pensavamo, onestamente non eravamo coscienti di quello che stava accadendo, e con il 1° gennaio del 2014 tutti i pronti soccorsi, tutte le AS della Toscana hanno una stanza rosa, hanno un percorso rosa, hanno una task force declinata nel rispetto di quelle che sono le associazioni locali, le territorialità, le ASL sono diverse. Penso, ci siamo appena salutati, ma con Piera Banti, l'altra responsabile della task force di Lucca, che ringrazio fortemente, insomma insieme a Cinzia eravamo tra i primi a formarsi insieme in un work in progress. Contemporaneamente però c'era tutta tante parti d'Italia, quindi provate a immaginare per un attimo, io avevo nei server dell'azienda due casi, il primo mese in cui c'era un'unica squadra in cui ragionavamo insieme, 20 in un anno, quasi uno l'anno, eravamo travolti. Abbiamo continuato col fare formazione e nel secondo anno abbiamo avuto un incremento del 63%, lo vedrete, oltre 500. Questo che invece vedete è come ci nacque l'idea dell'effetto domino. In sei mesi, scusate, eravamo sempre nel 2010, la nostra, perché vi dico questo fra i sassini che mi devo togliere, molti in giro per l'Italia confondono e ci mettono codice rosa come qualcosa che va contro, usurpa, o è migliore o peggiore rispetto ai centri antiviolenza. È un'altra cosa. Siamo due punti di vista diversi che guardano verso un unico orizzonte con un unico sguardo. Tant'è che il centro antiviolenza di Grosseto, che era l'ultimo per le percentuali di denunce, in sei mesi, nel 2010, è arrivato ad essere il primo. E proprio le professioniste che in modo volontario lavoravano nei centri antiviolenza della nostra provincia, venivano e dicevano: ma le persone vengono e hanno fiducia, leggono. Quindi si sono attivati in tanti, c'è la fiducia nello Stato. Immaginatevi che quanto orgoglio, e questa è la parte positiva, e quanto buio. Io sono stata in territori come appunto Duri, dove essere donna è difficile. Ho lavorato come rianimatore dove ho visto morire bambini soffrendo dell'età dei miei figli, ma il buio in cui mi muovo da 4 anni, e lo sanno bene, chi anche da più di me di tempo, quello della violenza, è un buio molto più buio. Ed è un buio da cui non esci più, non stimbri mai il cartellino. Intanto vi faccio scorrere i casi. E questa è solo la piccola provincia di Grosseto. E i dati sono simili. Nel pubblico, non so se c'è la dottoressa Magneschi, che è il referente metodologico del nostro progetto a livello regionale, ma ci sono le squadre anche di Pisa, Careggi, Livorno, tutta la Toscana. Siamo un'unica squadra, perché i dati sono molto simili. Uomo e donna, certo che ci sono gli uomini. Avete visto? Certo. Ho presente negli ultimi sei mesi un personaggio importante di livello socio-economico particolarmente alto, elevato, della nostra provincia, con un fisico molto rambo, che per un motivo di sentimenti, di ex, di frattura,
non aveva uno stalking importante, non aveva altro modo che chiedere aiuto che fare due tentativi di suicidio. Era un modo molto sofferto. È un codice rosa anche lui. Negli ultra 65 anni, una realtà per cui a suo tempo l'allora ministro degli interni, e da lì cominciò un lavoro forte della squadra di Grosseto con il ministero degli interni, allora cancellieri, ci volle a Roma proprio per questi dati che in Italia erano sconvolgenti, a me facevano particolarmente male, e la violenza anche domestica sugli ultra 65 anni. Noi abbiamo toccato picchi del 40% come uomini. E guardate, un capitolo adesso non c'è modo, sono solo flash. Io sono coscientissima e lascio ad altri più professionisti, più in gamba di me, di spiegarvi che la violenza di genere ha tutta un'altra storia, dobbiamo prendere una posizione sociologica importantissima, ma cercate di capire in pronto soccorso queste persone. Per me è una persona di una vittima di violenza che ha più difficoltà, uomo o donna che sia, deve essere accompagnata in quel percorso. Abbiamo imparato a nostre spese cosa vuol dire violenza domestica e disabilità, pesante, durissimo, ancora più pesante. Ma cos'è che ci permetteva, Giuseppe, adesso chiedo anche a te se vogliamo insieme, di stare sempre più vicini? Perché avevamo capito un qualcosa, che non c'era solo la solitudine della vittima, ciò che ci permetteva in questo di andare avanti, nonostante ci fossero i sorrisi di chi, e sì, oggi ve lo voglio dire, magari ci diceva: ma come, dottoressa, lei con il suo curriculum, con il suo ruolo, ma quando smette di fare questo giochino del codice rosa? Ecco, lì mi sono molto arrabbiata. Oddio, mi sono arrabbiata anche quando ci hanno detto che per diventare famosi se bastava mettere un colorino. Peccato fosse stata una distrazione, non è un colore, è un fiore, è una rosa bianca, cosa che le suroptimiste hanno capito subito. E penso che anche in procura le cose sono cambiate. Ci sono stati, ti lascio, io resto qui, te sali anche a te. No, intanto così rimaniamo della stessa altezza. È dura, ma il capo sono io. Ovviamente lavorare in maniera congiunta comporta anche alcuni vantaggi poi sull'effetto pratico, perché poi finito il primo intervento è normale che il medico rimetta il camice, l'ufficiale di polizia giudiziaria la divisa e il magistrato rindossi la toga. Questo permette, ad esempio, e qui scorrono da alcuni casi che sono stati trattati, di intervenire e di avere una risposta rapida poi dello Stato, perché questa è l'altra. L'altro elemento importante: molto spesso la vittima non ha bisogno della condanna a chissà quale pena dopo 5 anni da quando ha fatto la denuncia. Occorre una risposta immediata, far vedere alla vittima che c'è un insieme di persone che fanno parte lo ribadiamo ancora una volta, dello Stato, che sono a sua disposizione per cercare di risolvere questo problema. Molto spesso la vittima deve sapere che l'autore dei fatti probabilmente potrebbe non finire mai in carcere. Adesso il sillogismo che spesso si fa è: denuncia, poi arriva il carcere, per tutta una serie di motivi. Molto spesso questo non è proprio possibile, anche per merito o per colpa del sistema legislativo, che non lo permette. Noi d'altronde stiamo assistendo negli ultimi anni a anche una legislazione un po' schizofrenica, no? Perché escono tutta una serie di pacchetti sicurezza e dall'altro tutta una serie di pacchetti che tendono alla svuota carceri, a diminuire la popolazione carceraria. Quindi c'è questo operare un po' schizofrenico, direi, anche per esigenze diverse, ovviamente. Però una reazione, molto spesso il far comprendere o far capire all'autore del reato di, come si dice in certi giochi, essere sotto schiaffo, essere sotto botta, essere controllato, la possibilità di in una provincia, ad esempio, anche vasta, ma formata come l'Italia di piccoli paesi, c'è la possibilità, quando si ha la situazione a rischio, di
alzare la cornetta, chiamare il maresciallo della stazione, del paesino, e dire: ma lei è a conoscenza di questa, di questo caso? Chi è lui? Chi è lei, se lei è l'abusante? Non potete non conoscerle. Se non lo conoscete, fateci attenzione. Fate un giro in più con la macchina da quelle parti, tenete sotto controllo quella situazione a rischio, in modo da cercare, non sempre possibile, di prevenire poi quelli che sono i casi più gravi. C'è comunque la necessità dell'intervento immediato, perché molto spesso, comunque, un intervento rapido consente di interrompere questa spirale della violenza. Cioè, il fatto che l'autore del reato sappia di essere sotto controllo, di essere monitorato, di essere controllato in questo modo, fa sì che i comportamenti vengano estremamente o ridotti o ridimensionati, quando ovviamente non c'è la possibilità di un intervento immediato che possa portare a misure cautelari, che possono essere il carcere o gli arresti domiciliari, ma che hanno poi necessariamente, naturalmente, una durata che è ridotta nel tempo. Nel frattempo avete visto scorrere quello che è successo, alcune delle cose che sono successe in questi pochi anni. L'impegno richiesto nelle situazioni di emergenza e urgenza è stato maggiore. E ripeto, ricordatevi che il codice rosa è solo un puntino piccolo, 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 estremamente piccolo, di una grande macchina che si deve muovere contro la violenza. Quindi ognuno di noi, penso a tutto il ruolo delle sentinelle che ci sono state sui territori, i farmacisti, abbiamo qui noi lo chiamiamo il cucciolo, ma insomma non è il cucciolo, la nostra dottoressa Rispoli, che è stata la prima farmacista sentinella e ha aperto un capitolo intero su ciò che vuol dire essere farmacista e ciò che vuol dire essere sentinella di Codice Rosa. Però ecco, un gruppo poi, sempre in parte con il Ministero, ma in parte anche con altre associazioni, con l'estero, diciamo, il lavoro è diventato, almeno per alcuni di noi del nucleo operativo, particolarmente specifico, sia per la pedopornografia online, sia per la pedofilia, dove ci sono stati fatti numerosi arresti in Toscana e anche in Italia. E il mondo è diventato, il nostro mondo, la nostra vita lavorativa, ognuno di noi ha continuato anche a fare l'altro mestiere, quello per cui il 27 arriva, però facciamo lo stipendio, ma facciamo anche questo. E c'è stato allora un grande, grande, grande rafforzamento della task force. Penso alle ultime addestramenti fatti con il Savoia Cavalleria e con l'Aeronautica, con il quarto stormo, e all'estero. E in tutto questo però noi non abbiamo mai dimenticato, ci sono delle foto che sono qui molto chiare, ci sono promesse, ricordi e sogni, perché Codice Rosa è questo. C'è la promessa a Bashir, alla procuratora di Herat, in cui stiamo praticamente predisponendo per squadre con i militari italiani proprio per le vittime di violenza. Ma esiste anche il ricordo di chi Codice Rosa l'ha visto nascere e forse continua a seguirci, e talvolta la nostra vita è fatta anche di necessità di questi ricordi, perché io dico sempre: se va via una principessa, c'è un Elton John che sa cantare per lei una canzone. Noi, a parte il dottor Coniglio, nessuno di noi sa cantare, ma in ogni squadra c'è rimasto qualcuno che ha visto l'inizio e non ha visto cosa è successo. E allora noi oggi qui vogliamo ricordare quei colleghi, quelli che ci hanno messo la grinta, e non cantiamo, ma continuiamo a fare quello che facevamo con loro. Ciao Giulia, ciao Giulia. E poi un ringraziamento, mi sono fatta così perdonare, per il Sole 24 Ore, che improvvisamente, siccome io non avevo tempo e non sono andata, sì scusami, la 27esima ora, perdono, queste sono le giornaliste del blog della 27esima ora, tutte le giornaliste del Corriere della Sera, che hanno scritto insieme un libro, e la Carlotta venne, De Leo, venne a trovarci a dire... Praticamente le voleva raccontare la storia di Codice Rosa, noi la ringraziamo perché è stato un bel momento. Ci avete visto appunto la carovana insieme, perché vi garantisco che lo sanno bene tutti i colleghi che operano in questo settore, la verità è molto più difficile e dura,
e l'orco non sempre resta fuori da casa, per cui poi quando siamo insieme è proprio questa la magia di Codice Rosa, fare squadra e sorridere. Oggi siamo partiti tutti insieme alle 5, molti di noi non hanno dormito e le macchine che sono arrivate dopo sono quelle del nucleo operativo che era di turno e quindi è smontata alle 8. Questo è importante. Far ridere la partita di calcetto di beneficenza, e vi dico un disastro, ogni anno è un dolore, perché i miei giocano contro i giovani volontari. Una strage, perdono sempre 7-1, una cosa terrificante, ma sono importanti quei momenti. Ecco perché io quando vedo troppi volti seri, troppi volti impostati, mi preoccupo, perché è più facile tenere la bocca aperta che un braccio alzato. E tu devi sapere benissimo che cosa stanno vivendo i tuoi. E quindi c'è anche bisogno di essere uniti e andare avanti. Per cui un ringraziamento a tutti i giornalisti che ci hanno sostenuto. E adesso chiedo un piacere. Presidente, poi mi sgrido, poi prometto che il prossimo anno sarò bravissima. Giuseppe e io, abbiamo come sempre detto che, vabbè, a noi ci chiamano, abbiamo scritto il libro... Ma io sono Vittoria e lui è Giuseppe. Io chiederei alla squadra di Grosseto se possono quantomeno venire qua. Vorrei farveli vedere. Perché hanno i volti di tutte le altre squadre, ci sono medici, infermieri, amministrativi, farmacisti, ci sono gli sbirri, quelli li vedete, però forse non tutti, non sono bene, sì, ci sono polizia, sono solo alcuni del nucleo operativo e in particolare c'è qualcuno che ci ha insegnato anche molto, che fa parte appieno e io ringrazio da parte di tutti noi, è il nostro Marco Buzzetti, presidente regionale della GEDA Toscana. E siccome siamo ribelli fino in fondo, ho preso anche 7 in condotta in accademia anche a danza, non ce l'hanno fatto, ormai ho 54 anni, io ho salutato tutti, però quanti ne ho? 54. Caffè pagato alla signora, non so perché. Allora io sono oggi ospite, anche se li sento molto dentro, e avrei bisogno accanto a me per quello che, perdonatemi tutti, mi perdoni presidente, ma per noi delle squadre è un momento importante. Vorrei Cinzia, vicino a me, è la padrona di casa. Vorrei che potessero venire anche tutte le altre squadre che sono presenti. Piera? So che c'è anche Careggi e gli altri. Perché, a parte il ringraziamento per l'ospitalità, perché ci penserete un po' pazzi e avete perfettamente ragione. Non siamo più gli stessi di 4 anni fa, è verissimo, lo sanno molto bene i nostri familiari, lo sanno bene i nostri amici e ci sono, e non è mica sempre facile, questi sono forse gli unici momenti di gioia e allora ci sono le sere in cui guardi magari il marito che ti mette il muso o i figli che si arrabbiano o non riesci a dimenticare quel bambino, quel livido. E allora ti guardi allo specchio e dici, scusa, ma chi me l'ha fatto fare? Ma io tanto, ma chi me l'ha fatto fare stare qui? Ma perché devo fare sta cosa che tanto, guarda, mi sono fatta più nemici che amici? E poi un giorno leggi una frase che ha scritto Giovanna e ti dice che banalizzare il male è tollerarlo, è spianargli la strada. E allora oggi, il Sor Optimist, di fronte a tutti voi del Sor Optimist Italia, io chiedo a Giovanna, chiedo al marito, ai genitori di Giulia, di entrare ufficialmente a far parte della task force,
perché è grazie alle loro parole. E loro hanno fatto un lungo viaggio per venire a conoscerci, che noi restiamo anche quando ci viene consigliato con una lettera anonima di andare a fare altro, anche quando capisci che ti sei fatta troppi nemici, ma ne vale la pena fino in fondo. Mi scusi Presidente, ma era un momento troppo importante. Avanti. Non abbiamo altro che promettergli che costi quel che costi. Noi ci restiamo in questa arena. E dargli la maglietta. Ce l'abbiamo una. Sola la fate un po' per uno. Però questa con tutto il cuore. Grazie per far parte della nostra squadra. Vuoi parlare di giù? Posso far altro che ringraziare a nome mio, di mio marito, di mia figlia, di questa accoglienza così calorosa che veramente mi commuove nel profondo, perché non me la sarei mai aspettata. Però per noi è un segno di grande consolazione, perché sì, nel momento in cui si vede tanto calore, tanta voglia di combattere un male che è immenso, ecco sì, possiamo essere abbastanza ottimisti e sperare che ci sia una qualche vittoria. Questa parola qua bisogna che noi la teniamo presente, ecco, penso che non sia casuale, che insomma nel futuro ci possa essere una vittoria contro questo male così atroce. Grazie, grazie davvero a tutti. Siamo nei tempi e non è facile riprendere la parola dopo. Scusate. Da parte del club e da parte della città di Viareggio, mi aiuti per favore, e della provincia di Lucca, scusate, ma sono delle pubblicazioni delle nostre fondazioni. Per ricordo di questo momento in questa Versilia. Io faccio così per non disturbare oltre. Uno e uno. Dottore, questo è per lei. Ecco, allora... riprendo la parola, dicevo, non è facile in questo momento così commovente ritornare agli interventi, però ecco, adesso apriamo un altro capitolo, che è quello appunto di che cosa si può fare invece sull'uomo che maltratta. In questo la dottoressa Alessandra Pauk ha una esperienza in quanto presidente del centro di ascolto degli uomini maltrattanti di Firenze,
che ci parlerà appunto della sua esperienza. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Naturalmente è molto difficile parlare dopo il Codice Rosa, dopo Vittoria, dopo Giuseppe, per almeno tre ragioni. Uno, che Vittoria è una forza della natura e quindi è sempre impegnativo venire dopo di lei. La seconda è che quando ci sono degli interventi molto interessanti con degli stimoli positivi, il desiderio sarebbe quello anche di seguire alcuni di questi input, degli impulsi, piuttosto che parlare di quello che ti hanno chiamato a parlare. E il terzo è perché è difficile anche un pochino cambiare il focus, che è quello che credo che sia importante fare. Per me è particolarmente impegnativo cambiare questo focus perché io ho lavorato per 15 anni con le vittime di violenza. Quindi c'è decisamente una parte del mio lavoro e della mia storia che si rispecchia pienamente in tutto quello che è stato detto e ho sentito finora. Allo stesso tempo, nel 2009, ho cominciato un lavoro con gli autori di violenza, il CAM di Firenze, il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, è il primo centro in Italia che ha aperto un servizio specialistico rivolto agli autori della violenza. E, è chiaro che cambiare questo focus questa attenzione in certe situazioni, come quando si vanno a toccare le storie delle persone e si vanno a toccare storie particolarmente drammatiche, è difficile. Bisogna in qualche modo ripercorrere dentro di sé perché pensiamo che sia una cosa importante, perché forse semplicemente relegare gli uomini ad un livello solo punitivo, che è comunque fondamentale, non è sufficiente. In parte lo accennava prima il sostituto procuratore, perché spesso non finiscono in carcere. E questo ci arriveremo. A partire dalla riflessione sul perché oggi siamo qui a parlare di violenza domestica, o perché sono io qui a parlare di violenza domestica, forse perché sappiamo che in Italia il 17% delle donne subisce violenza dal partner o dall'ex partner, oppure perché sappiamo, come è stato ripetuto anche prima, che in Italia ogni tre giorni viene uccisa una donna dal partner o l'ex partner. Queste non sono però le ragioni per cui sono io oggi qui a parlare di violenza domestica. Perché queste sono le cose che noi sappiamo. Oggi sono più interessata a provare ad approfondire, a riflettere sulle cose che non sappiamo. Forse sembrerà strano dire che dopo 30 anni di lavoro e ricerca sui temi della violenza c'è ancora molto che non sappiamo. Eppure l'esperienza ci dice che è così. Perché, nonostante tutto, la violenza continua a essere così prevalente nelle relazioni di intimità? Perché, nonostante i cambiamenti legislativi, le risorse investite, sempre poche ma comunque maggiori di 20 anni fa, le numerose pubblicazioni, le ricerche internazionali ed europee, i numeri della violenza non calano e neanche quello degli omicidi? Perché l'emancipazione femminile sembra mettere le donne più a rischio piuttosto che al sicuro? Dalla fine degli anni 60 abbiamo sviluppato una letteratura e un'emersione del fenomeno della violenza domestica, che centrava le proprie domande su questioni che riguardavano le vittime, a partire dal lavoro dei centri antiviolenza e del movimento femminista. Queste domande hanno indirizzato il lavoro portando ad una lettura del problema in termini di potere e controllo maschile sulle donne e servizi a sostegno e protezione delle vittime. I servizi e le domande quindi sono state focalizzate sui percorsi delle donne per l'uscita dalla violenza.
In termini preventivi si è guardato a progetti di sensibilizzazione alle giovani donne in termini di autostima, riconoscimento degli indicatori e molte, forse troppe, campagne zero tolerance. La comunicazione sociale, ciò che si è voluto far passare come messaggi di sensibilizzazione e di attenzione sociale, erano centrati su quello che non si fa, violenza fisica, quello che si fa, si deve denunciare, si deve lasciare, si deve cambiare compagno. Il focus è sempre la donna oggetto di violenza da parte di un bruto, un mostro, senza faccia. L'ultima campagna del Ministero, l'ultima campagna del Ministero delle Pari Opportunità raffigura una serie di coppie in cui c'è l'immagine genere abbracciata di un uomo e di una donna e l'uomo non ha la faccia. La scritta, sono diverse scritte che accompagnano questa campagna, dice: c'è un solo modo di cambiare un fidanzato violento, cambia fidanzato. Un'altra dice: un violento non merita il tuo amore, merita una denuncia. Questo è l'uomo mostro a cui fa da contraltare la vittima assoluta. Talvolta nelle campagne per immagini, quindi quando ci sono gli spot di sensibilizzazione, è caratterizzata anche da una particolare acconciatura, divisa nel mezzo, coda bassa, a volte un livido su un occhio, comunque sguardo abbassato. Carnefice assoluto, vittima assoluta. Questo tipo di comunicazione, di modo di parlare della violenza e le domande che si pone hanno, a nostro avviso, dei limiti. La nostra idea è che guardare alla violenza in questo modo oscura alcune delle domande più importanti che dovremmo porci e così facendo blocca la strada al cambiamento. Le domande che ci siamo posti fino ad ora sono domande che ruotano attorno al perché la vittima non se ne va. In questo modo lasciando in ombra i veri responsabili della violenza. E voglio raccontarvi una piccolissima storia che mi è tornata in mente quando il vice procuratore prima parlava del fatto che le donne non riconoscono il maltrattamento, non riconoscono e non riescono a uscire dalla situazione. È vero, è veramente molto complessa questa cosa. L'altro giorno nel gruppo, allora noi facciamo, lavoriamo con gli uomini, facciamo dei gruppi di uomini, dopo vi dirò un pochino meglio come è strutturato il lavoro. All'interno di questo lavoro facciamo anche contatti con le partner, quindi telefoniamo e sentiamo anche quello che ci dice la compagna. Quest'uomo aveva partecipato al gruppo, non aveva parlato di un episodio di violenza abbastanza grave che era avvenuto. La compagna ci aveva chiamato e ci aveva avvertito, naturalmente per ragioni di sicurezza noi non usiamo mai le informazioni che la compagna ci dà con l'uomo, però allo stesso tempo cerchiamo di mettere a fuoco quello che è avvenuto, diciamo aiutando la persona comunque a parlarne, perché oltretutto c'è un accordo rispetto a questo. Quindi ho cambiato un po' la scaletta dell'incontro per dare uno spazio e chiedere agli uomini di riferire se c'erano state delle difficoltà nelle ultime settimane, se avevano agito qualche tipo di violenza, se erano state in difficoltà rispetto a qualcosa. Quest'uomo particolare ha detto: sì, ci sono stati dei conflitti, in alcune occasioni ho alzato la voce, ma comunque sono molto contento perché assolutamente non ho mai agito violenza e no, non ho neanche mai insultato, eccetera. Io ho dovuto tornare a ricontrollare la scheda e nel controllare la scheda, siccome questo episodio, questa cosa avveniva la settimana scorsa, quindi siccome io avevo chiesto nell'ultimo paio di settimane se era venuto un episodio, siccome l'episodio era venuto a metà di agosto, verso la fine di agosto, la prima cosa che io ho pensato è di mettere in discussione me. Ho detto: ho sbagliato a formulare la domanda, perché non avrei dovuto dire nelle scorse due settimane. Cioè il meccanismo
che uno si trova davanti con la negazione di chi agisce violenza è talmente potente che anche se tu sai che quella persona in quel momento non sta dicendo la verità, la reazione normale è di metterti in discussione, e questo è quello che accade alle vittime di violenza. Ho avuto, come dire, un insight concreto di come sia difficile davanti a quel tipo di meccanismi mantenere l'adesione a quello che tu sai essere vero. Tornando alle domande, quali sono le cose che non sappiamo e quali sono le domande che invece dovremmo porci? Innanzitutto, noi come società abbiamo fatto tutto il possibile perché lei fosse libera di andarsene. Ha delle vere alternative alla violenza? Abbiamo reso visibile la responsabilità di chi agisce la violenza? Abbiamo fatto tutto il possibile perché a questa responsabilità sia dato un peso, un'importanza? La famosa accountability anglosassone, il dover rendere conto delle proprie azioni. Nel porre queste domande noi mettiamo in luce le nostre responsabilità collettive come servizi legati alla salute fisica e mentale, ai servizi pubblici e privati, e nel cercare di rendere possibile e facilitare i percorsi di uscita. Riteniamo che la sicurezza delle vittime sia prioritaria e che i servizi di accoglienza alle vittime abbiano un ruolo fondamentale assieme agli altri servizi del territorio per una presa in carico tempestiva ed efficace della violenza. Assieme a tutto questo, riteniamo che uno dei punti sostanziali su cui dobbiamo mettere il focus dei nostri interventi è la responsabilità di chi agisce la violenza. Se non richiamiamo gli autori e i servizi che operano attorno alla violenza alla responsabilità degli autori, interveniamo in modo parziale. Quel che è peggio, rischiamo di sovraccaricare di responsabilità la vittima con dei processi che possono diventare una traumatizzazione secondaria. La vittima che non se ne va, che è ambivalente, che è aggressiva o con risentimento, che non è una madre adeguata, che è confusa, eccetera, eccetera. L'onere della responsabilità e del cambiamento rischia di essere poggiato in modo impari ed ingiusto sulla persona che ha le maggiori difficoltà, che già subisce le violenze. Ecco che quindi si evidenzia l'innovazione che proponiamo nel mettere invece il focus su chi la violenza la agisce. L'uomo, il partner maschile. E per chi non fosse ancora convinto, potremmo parlare della trasmissione intergenerazionale della violenza, delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei bambini che assistono e che comunque, anche quando le donne si separano, rimangono padri. O della serialità dei maltrattanti, che anche se vengono lasciati, spesso trovano una nuova compagna che rimaltrattano. A me è capitato al centro antiviolenza che avevamo in carico contemporaneamente la moglie, l'ex moglie e l'amante della stessa persona. O anche, e lo dico timidamente e in fondo, perché le donne stesse ce lo chiedono. Perché spesso il loro desiderio è quello di poter continuare a stare col proprio compagno, con il padre dei propri figli, senza subire le violenze ed in un clima di serenità. Quindi queste, diciamo, sono le premesse alla base del lavoro che noi facciamo. Ci sono una serie di criticità nella presa in carico degli uomini maltrattanti. Noi al primo posto mettiamo la sicurezza della vittima, la necessità di non essere conniventi con il maltrattante, quindi l'adozione di una posizione chiara rispetto all'assunzione di responsabilità, la specifica formazione del personale sulla violenza domestica, in particolare su questo tipo di intervento che ha delle caratteristiche diverse da un approccio terapeutico classico. La necessità di una presa in carico della rete dei servizi, una risposta sociale esterna alla violenza. Quando prima il sostituto procuratore parlava di una serie di aree in cui l'intervento del controllo sociale era fondamentale, verificare che la persona cosa sta facendo, cioè fargli sentire comunque una pressione sociale esterna, se affiancato anche ad un lavoro, ad una presa in carico, può diventare
veramente un'efficace spinta al cambiamento. Quindi la necessità di rendere sinergiche, purtroppo diciamo la legge 119 ha riconosciuto l'esistenza di questi centri, e questo comunque è un passo importante, ma c'è ancora moltissima strada da fare nel come questi servizi si devono integrare all'interno della rete dei servizi, ed è vitale che siano integrati in modo corretto, perché parte della possibilità che questi interventi siano efficaci dipende dalla risposta sociale complessiva che riusciamo a dare di condanna e di accountability rispetto alla violenza. Noi lavoriamo adesso circa al 90% con uomini che arrivano con una richiesta spontanea di aiuto, quindi non hanno nessun invio coatto. Questo significa, in questo caso, che nel momento in cui loro dicono io in realtà non mi riconosco, ma ha detto l'altro giorno un uomo in un gruppo, è stato un gruppo spaziale, che appunto lui non si riconosceva come maltrattante e quindi avrebbe smesso di venire al gruppo, mettendo in atto nel gruppo delle dinamiche prevaricanti ed aggressive, soprattutto nei miei confronti, che sono la co-conduttrice donna e quindi queste cose mi capitano regolarmente, e anche diciamo se nel gruppo gli stavamo mostrando come lui agiva a violenze, comunque in assenza di una condanna per una persona che arriva spontaneamente, è chiaro che se lui decide di interrompere, interrompe il percorso. Quindi la necessità di avere dei controlli e degli invii anche di altro tipo è fondamentale. Noi facciamo una prima accoglienza telefonica, seguito da circa 5 colloqui iniziali di valutazione. I colloqui seguono un protocollo che prevede una serie di liberatorie rispetto al contatti con i servizi invianti e alla partner. Quindi noi immediatamente vincoliamo il nostro intervento ad una limitazione delle informazioni e della privacy che quest'uomo può avere all'interno del nostro servizio. Quindi chiediamo l'autorizzazione ai servizi invianti e l'autorizzazione a contattare la partner. Dopodiché delle operatrici che hanno lavorato con le vittime, che sono specializzate, effettuano questi contatti con la partner la valutazione dei 5 colloqui iniziali è finalizzata all'inserimento nei gruppi psicoeducativi che sono co-condotti da un uomo e da una donna. All'interno di questo protocollo iniziale di 5 colloqui c'è una valutazione, un assessment dei comportamenti maltrattanti passati ed attuali attraverso una checklist su scala Likert, che indaga su diverse aree, quello delle minacce, delle intimidazioni, il coinvolgimento dei bambini, i meccanismi difensivi e la violenza fisica. Poi viene chiesta la storia della violenza. Prima della conclusione dei 5 colloqui di valutazione viene fatta anche un contatto con la partner. Nel contatto con la partner la finalità è quella di informare la donna del trattamento previsto e di quelli che sono i nostri vincoli, di fare un invio della donna ad un centro antiviolenza o ad altri possibili sostegni, verificare se ha avuto accesso ad aiuto e se ha bisogno di indicazioni a riguardo. Noi non le prendiamo in carico direttamente, ma facciamo degli invii ai servizi sul territorio. Avere la sua valutazione sulla tipologia dei comportamenti maltrattanti subiti e sul livello di gravità, questo ci aiuta nella valutazione della pericolosità, poi se abbiamo tempo posso entrare anche maggiormente nei protocolli che adottiamo per la valutazione della pericolosità e del rischio, e informare la donna sul fatto che noi la contatteremo direttamente in due casi, se il marito interrompe il percorso, oppure se percepiamo che c'è una situazione di pericolo e di rischio.
quali sono le situazioni in cui viene esclusa la partecipazione al gruppo, se ci sono situazioni di alcolismo e tossicodipendenza attive e non trattate. In questo caso si cerca di fare un invio contemporaneo ai servizi dell'alcolologia o ai CERT per poter prendere in carico l'uomo. Se la situazione è al limite, si cerca comunque di tenerlo in carico per motivarlo ad andare anche a cercare un trattamento per gli altri problemi correlati. Quello che riteniamo nelle situazioni multiproblematiche è che quando ci sono una serie di problemi, le persone hanno anche il diritto di scegliere da quale problema partire. Quindi cerchiamo di avere un riguardo per questo aspetto, compatibilmente col fatto che la persona possa in quelle condizioni avere un vantaggio dal gruppo e non creare una situazione di difficoltà per tutto il gruppo. Situazioni di disagio psichiatrico che interferiscono con un corretto funzionamento all'interno del gruppo. Noi abbiamo nella nostra equipe uno psichiatra, attualmente la nostra equipe è composta di circa 10 persone. L'equipe è multidisciplinare, anche se diciamo prevalentemente composta di psicologi e terapeuti. Abbiamo uno psichiatra e abbiamo adesso, attraverso un finanziamento della regione Toscana, attuato una convenzione con la ASL che ci permette di avere uno dei nostri operatori psichiatra a disposizione per un numero di ore, un progetto formativo e la copertura delle ore degli operatori. Quindi noi nei casi dubbi abbiamo comunque la possibilità di fare una valutazione psichiatrica interna e anche, se necessario, di provvedere a un supporto farmacologico. L'esclusione di soggetti con scarsa responsabilizzazione personale senza motivazione al termine del percorso valutativo. Sul problema della motivazione, su quanto gli uomini sono effettivamente motivati a cambiare, anche quelli che arrivano spontaneamente, si potrebbe parlare molto a lungo, perché è vero che noi parliamo di invii spontanei, ma fra di noi riferiamo a questi invii più come a invii spintanei più che spontanei. Più che avere una vera motivazione interna al cambiamento e a una motivazione a calci dall'esterno a fare qualcosa, quindi un ultimatum della compagna che dice che altrimenti se ne andrà, una situazione familiare che è degenerata, e quindi effettivamente il lavoro che alla fine dei 5 colloqui di valutazione è quello di verificare se la persona riconosce almeno in parte alcuni dei comportamenti che ha agito, perché poi sulla motivazione si lavora molto anche poi nel gruppo successivamente. Riteniamo che sia un po' compito nostro, loro arrivano con una motivazione scarsa, più o meno tutti, il compito nostro è quello di passare da una motivazione esterna a una motivazione più interna, da mi costringono a venire qui a io posso avere dei vantaggi nel cambiamento. Quali sono gli aspetti centrali nel contratto di aiuto col maltrattante? L'impegno nel non agire più comportamenti violenti durante il trattamento, l'adesione al ciclo di valutazione finalizzata all'inserimento, la liberatoria e la restrizione di privacy in caso di pericolo, perché anche nella liberatoria che loro firmano si dice che se veniamo a conoscenza di un reato o la situazione è a rischio, agiremo anche in modo proattivo. Questo un pochino ve lo dicevo, le ragioni per cui accedono al servizio, la recente separazione, l'abbandono della moglie e dei figli, sono sul quanto? 5 minuti, ok, perfetto. E aver oltrepassato un limite personale nell'agire violenza. Spesso gli uomini arrivano al centro parlando di un singolo episodio. Questo spesso un episodio che in qualche modo rompe la normalizzazione della violenza, cioè è un episodio per una qualche tipo di ragione diventa visibile ai loro occhi come violenza. Può essere per esempio l'intervento esterno di qualcuno, i vicini che bussano alla porta, oppure che chiamano la polizia e quindi la polizia arriva
a bussare direttamente a casa loro. Può essere che vengano chiamati dagli insegnanti perché ci sono dei problemi scolastici dei bambini, quindi un rimando esterno. Un uomo parlò del pronto soccorso, parlò dell'esperienza di aver accompagnato la compagna in pronto soccorso e di come era stato guardato dagli infermieri e dai medici, come di essersi vergognato così tanto, di essersi sentito così in colpa da aver voluto intraprendere poi un percorso. Spesso sono delle conseguenze non intenzionali di un atto di violenza, per esempio uno spintone per cui la persona è inciampata, è caduta e si è per esempio ferita avendo bisogno di ricorrere alle cure mediche. La prima volta che la compagna ricorre alle cure mediche, cioè sono degli eventi che in qualche modo rompono il senso di una normalizzazione, vabbè, non è successo niente perché io ho solo tirato uno spintone, che rendono visibile che in realtà qualcosa è successo e forse è qualcosa di grave. Ecco, su questo forse è qualcosa di grave diventa fondamentale il rimando esterno. Perché se dall'esterno viene minimizzato o non si coglie la gravità di quell'evento, può facilmente tornare ad essere normalizzato. Quindi noi dobbiamo ampliare come operatori la forbice. Ovviamente è complicato, nel senso che il senso di colpa può spingere ma può anche paralizzare. Quindi è un lavoro un po' delicato quello che qui dobbiamo fare sulla responsabilizzazione. È anche vero che gli eventi critici, che sono in genere degli eventi più gravi, possono entrare all'interno di un'escalation, quindi sono dei momenti di criticità, oppure se si rientra nel momento in cui è avvenuta la separazione o la donna decide di andarsene, sappiamo che sono tutti fattori di rischio, quindi c'è una criticità del momento in cui l'uomo chiede aiuto, per cui è necessaria una presa in carico molto tempestiva per riuscire a dare il supporto ed evitare che le cose vadano in senso peggiorativo e per assicurarsi che le donne e le compagne abbiano un sostegno e che siano in sicurezza. Questi sono dati piuttosto datati al 2013, quindi guardiamoli, sono aumentati negli ultimi due anni, sono circa raddoppiati di anno in anno, quindi abbiamo cominciato con nuovi uomini nel 2009, 33 nel 2010, 29 nel 2011, 59 nel 2012 e 100 circa nel 2013. La maggior parte degli uomini che ci chiamano sono direttamente gli uomini maltrattanti, poi abbiamo una serie di professionisti che si rivolgono a noi e dall'ottobre del 2013, cioè dall'entrata in vigore della legge, è aumentato tantissimo il nostro lavoro con gli avvocati e anche direttamente col carcere. Uomini ci scrivono dal carcere chiedendo di poter intraprendere un percorso. In alcuni casi sono le donne che ci chiamano, a volte per chiedere un aiuto per sé, a volte per chiedere che prendiamo in carico il loro compagno o perché sono in difficoltà e non sanno cosa fare. Altre volte sono familiari, qualche volta sono uomini che dicono di subire violenza. Abbiamo una convenzione con l'ufficio esecuzione penale esterna, quindi alcuni invii arrivano regolarmente da quel canale. Qualche volta chiamo un familiare per una persona maltrattata o per un maltrattante, quindi può chiamare per esempio la madre di una ragazza maltrattata, disperata perché la figlia sta con un uomo che lei sa essere violento, rifiuta ogni contatto con la famiglia e non vuole in alcun modo allontanarsi dal proprio compagno. Quindi possono esserci situazioni di questo genere, oppure familiari stessi. Mettiamoci nei panni, noi sappiamo che la diffusione della violenza, abbiamo visto prima, 17%, significa che delle nostre 10 amiche, 2 subiscono violenza, cioè è un tema che riguarda tutte noi. Delle nostre 10 parenti, 2 subiscono violenza e dei nostri probabili 10 parenti uomini, forse 2 la agiscono. Questo significa che può capitare a una mia cugina e posso non saper bene come parlare con lei, o posso scoprire che un mio cugino o un mio parente è violento e non sapere come parlargli. Allora anche in questo caso spesso si rivolgono a noi e ci chiedono come affrontare l'argomento con chi agisce la violenza e come può essere fatto l'invio.
La maggior parte degli uomini fanno una richiesta perché c'è stata una violenza contro la compagna o l'ex compagna. Alcuni per la relazione con i figli, qualcuno per un figlio violento e alcuni per la situazione di stalking. La maggior parte degli uomini che si rivolge a noi è italiana, e poi abbiamo l'84% italiano, e poi le altre percentuali dipendono, rispecchiano un pochino, diciamo, la divisione di immigrazione che c'è su Firenze, ma comunque sono numeri molto bassi per ora. Per quello che riguarda le regioni, come vedete, ci hanno chiamato veramente un pochino da tutta Italia. Questa è una delle ragioni per cui noi abbiamo cominciato a promuovere dei corsi di formazione per operatori che volevano cominciare questo lavoro, e perché siamo molto orgogliosi di, e su questo credo che magari concludo per oggi, di farvi vedere. Noi abbiamo cominciato ed eravamo solo noi nel 2009, attualmente. Questo è il quadro. Questi sono i programmi che si sono sviluppati nel frattempo. Noi abbiamo aperto altre 4 sedi a Ferrara, Roma, Cremona e Nord Sardegna. Roma ha avuto un progetto che è cominciato e finito con Solidea. A Bolzano esiste una Caritas con un consultorio per uomini. Modena ha attivato un servizio pubblico della ASL nel gennaio del 2010 che si rivolge in specifico agli uomini autori di violenza. Rovereto con una cooperativa sociale. Trento da poco con uno degli operatori formati da noi con l'associazione Alfid. Bergamo attraverso una cooperativa sociale. Torino con un'associazione maschile, il Cerchio degli Uomini, una linea di ascolto sul disagio maschile. A Milano ci sono addirittura 3 centri, quello di mediazione penale di Giudini, il Savid con l'università e Non Più Violenti, che invece è un'associazione. Quindi, nonostante chiaramente non ci sia una copertura di tutto il territorio, rispetto ai 5 anni in cui siamo attivi, la diffusione dei progetti, in realtà ci sono più progetti di così. Noi qui sono inclusi quelli che sono un pochino più consolidati nel tempo, quindi che sono attivi da almeno 2 anni, perché anche solo in Toscana esiste un progetto a Pisa, esiste un progetto a Livorno, quindi ci sono varie realtà che stanno già lavorando con Lucca, ma sono progetti un pochino più nuovi che sono ancora in delle fasi di avvio. Poi c'è Genova, Trieste e appunto Pisa, Livorno e Lucca, come vi dicevo. Questi sono i nostri riferimenti e bene, vi ringrazio dell'attenzione, poi sono anche per altre domande o cose. Ringrazio anch'io la dottoressa Pounds. Sì, ci sono delle domande, avrei delle domande, però aspetterei alla fine la discussione e intanto do la parola al nostro presidente Isasti, Anna Maria, ricordando solo una cosa, che come governor, che anche la Federazione Europea ha molto a cuore il tema della violenza sulle donne, tanto che sta promuovendo uno studio epidemiologico nei vari paesi dell'Europa e anche in Africa, così per avere una dimensione del fenomeno anche di questi paesi che poi hanno rappresentanti del SOROPTIMIST. E tra le componenti del comitato che si occupa di questo studio c'è anche la nostra past presidente Flavia Pozzolini. Lascio adesso la parola alla presidente Isastia. È molto difficile accettare che in tutti i nostri gruppi di amici, di conoscenti, ci sia una quota di donne maltrattate e di uomini maltrattanti. Se ognuno di noi prova a riflettere, tendenzialmente tende a negare che questo sia possibile. No per me, no per il mio gruppo, no per le mie amiche, no per i miei parenti, no per le persone che io frequento abitualmente. Ecco, dobbiamo abituarci a pensare esattamente il contrario.
che se noi siamo in un gruppo di 50-60 persone, tra queste persone ci sarà sicuramente qualche donna maltrattata e qualche uomo maltrattante. Io credo che se partiamo da questo assunto, per quanto possa essere urticante, immediatamente ci rendiamo conto che l'argomento ci riguarda tutti e tutte. Nessuna è esclusa, nessuna può considerarsi fuori. E allora diventa importantissimo scoprire questo tema, renderci conto di quello che è stato fatto, di quello che possiamo fare tutti insieme. Per me è stato interessantissimo questa mattinata, perché è la testimonianza di persone che hanno creato, elaborato, realizzato e che stanno portando avanti un progetto che riguarda tutte e tutti. Allora, che cosa possiamo fare noi come Soror Optimist? A parte il fatto che le ringrazio, ringrazio anche della loro pazzia, perché se questa è pazzia, viva la pazzia. Cioè, bisogna essere provocatori per essere ascoltati, benissimo, viva la provocazione. Se si devono un poco sparigliare le carte, sparigliamole. L'importante è creare l'attenzione giusta, l'importante è far parlare. Quando io mi sento dire, ma non è mai successo che i bambini siano stati maltrattati, che le donne siano state maltrattate, che brutti tempi viviamo, oggi se ne parla e prima non se ne parlava. Cioè è una realtà che c'è sempre stata, la differenza è che oggi finalmente se ne parla e si comincia perfino a parlarne in maniera seria. Perché per quanti anni i giornalisti ci hanno ammorbato con quei titoli allucinanti, l'ammazza per troppo amore, preso da un raptus di follia, l'amava moltissimo, cioè titoli assurdi per delitti orribili, eppure erano credibili e siccome erano credibili si dava per scontato che un matrimonio che era andato bene fino al giorno prima, all'improvviso, chissà perché, lei viene ammazzata, accoltellata, buttata dalla finestra, buttata da un dirupo. Ma erano andati d'amore e d'accordo fino a 24 ore prima. E i bambini? Ma i bambini sono sempre stati adorati e solo oggi succedono cose brutte? Assolutamente no. Non c'è mai stata un'epoca della storia in cui i bambini siano stati curati e siano stati, con un termine orribile, attenzionati come oggi. Solo che oggi finalmente vengono fuori queste cose orribili. Per cui, essendo considerati ancora proprietà della mamma, se tu ce l'hai con la mamma e non raggiungi la mamma, uccidi i tuoi figli, che è una cosa terrificante. Ma oggi si dice e si chiamano le cose con il loro nome. Fino a ieri non si faceva. Ma succedevano i maltrattamenti ai bambini, per non parlare di cose molto più brutte che subiscono i bambini in famiglia, con i parenti, con i genitori stessi. Non c'è niente di nuovo, non è che questa nostra società è degenerata rispetto al passato. Oggi, finalmente, queste cose sono considerate sconvenienti, sono considerate per quello che sono, vengono denunciate e noi ci scandalizziamo se ne veniamo a conoscenza. Quindi partiamo da questa realtà. Allora, che cosa dobbiamo fare e che cosa possiamo fare? Ringraziamo Vittoria Doretti, ringraziamo il dottor Coniglio, ringraziamo tutta la task force di Grosseto che ha dato il via a questo percorso, a questa realtà. Noi, Soror Ottimiste, la stiamo imparando a conoscere, la stiamo condividendo. Quello di oggi non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Noi dobbiamo riproiettare all'esterno, noi siamo soci di 50 club presenti qui oggi, da tutta Italia. Questo vuol dire che ognuno di noi può ritornare indietro nel suo club, nella sua città, nella sua provincia e riproporre il tema, l'argomento. Noi dobbiamo essere, siamo una grande cassa di risonanza. Perché il nostro compito è innanzitutto quello di fare informazione, cioè noi Soror Ottimiste non ci rendiamo conto che sappiamo, siamo a conoscenza di una quantità di temi che le persone comuni non conoscono ancora,
noi abbiamo imparato a conoscerle perché abbiamo maturato una sensibilità a certi temi, a certi argomenti all'interno dei nostri club e quindi abbiamo gli strumenti per riproporlo all'esterno. Vi faccio un esempio, parlavo con una persona di ottima cultura pochi giorni fa di un convegno di medicina di genere che è in preparazione a Rovigo per metà ottobre. Questa persona mi ha educatamente ascoltato per 10 minuti, poi mi fa: mi scusi professoressa, ma che cosa vuol dire con medicina di genere? Non aveva capito nulla di quello che io avevo detto. Quando gliel'ho spiegato mi ha detto: ma è una cosa incredibile, verrò sicuramente ad ascoltare, perché non ne sapevo nulla. Allora, noi stiamo imparando tutte insieme a scoprire argomenti, perché la nostra forza è quello che siamo socie con competenze professionali completamente diverse, e loro non avrei mai imparato alcune cose se non me lo avessero detto socie di quei settori professionali che a me sono totalmente oscuri, ignoti, preclusi, ma ben spiegato con una sana e giusta divulgazione ho capito quello che c'era da capire e quindi a mia volta mi posso fare cassa di risonanza per diffondere. E allora la presidente di un club può farlo nel suo club, una vicepresidente può portare questi temi all'attenzione delle sue aree di competenza, la presidente nazionale ha il dovere, graditissimo peraltro, di diffondere a livello nazionale queste tematiche, farle conoscere il più possibile, divulgarle il più possibile. Allora, io già oggi so con sicurezza e ne sono contentissima che attraverso il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, soltanto facendo conoscere il convegno di oggi, ci sono già dei club che si stanno attivando nel sud, Lamezia Terme in Calabria, Milazzo in Sicilia. Allora, da questo semino io so che può fruttificare un'attenzione in tutta la regione Sicilia, in tutta la regione Calabria. Così come c'è ormai diffuso in tutta la Toscana e come è ormai in stato di avanzato monitoraggio, per non dire di più, in tutto il centro-nord d'Italia. Da Grosseto è partito un messaggio che sta crescendo, si sta sviluppando, si sta moltiplicando. Noi dobbiamo imparare a conoscerlo noi, e stamattina ce lo hanno spiegato molto bene, farlo conoscere in giro per l'Italia, portarlo all'attenzione, perché se non c'è informazione non ci potranno mai essere i passaggi successivi. Bisogna sapere che esiste un progetto, che esiste una realtà, per poterla poi abbracciare, condividerla e cercare di capire sul nostro territorio quello che possiamo fare, a che livello ci possiamo muovere, perché anche il solo fatto di coordinare diverse strutture sul territorio, sensibilizzarle, metterle insieme. Ecco, diceva il dottor Coniglio e diceva Vittoria Doretti, fare squadra, ma non solo fare squadra, ma fare poi squadra delle squadre, una rete di reti. Non basta avere delle reti, ma queste diverse reti devono poi interagire tra di loro. E allora questo è un lavoro che tutti i club Soroptimis possono fare, far conoscere, far interagire le strutture sul territorio, far capire l'importanza di quello che si può e si deve fare, mettere a conoscenza di quello che è già stato fatto e attraverso questo meccanismo lavorare, coordinarsi sempre meglio. Noi grazie a Dio sappiamo benissimo che se una socia, se un club ha fatto un progetto, ha realizzato qualcosa di valido e altri club sul territorio chiedono aiuto e collaborazione, la ottengono senza problemi. Vittoria Doretti, di cui io sono orgogliosissima, perché è una socia di cui sono legittimamente orgogliosa, ha già dato la sua disponibilità a tutte le persone che gliel'hanno chiesta, a tutti i club che gliel'hanno chiesta, a tutte le soroptimiste che si sono rivolte a lei. Questo che cosa facilita? Facilita tutto il lavoro di preparazione, perché uno arriva già avendo superato le criticità, saltando tutti i passaggi intermedi, potendo rendere immediatamente operativo quello che per altri è stato una faticosa conquista.
Io vorrei aggiungere ai dati che sono stati già dati un altro dato, che è il risultato di una ricerca fatta nell'Università di Oxford, è una notizia di 3 giorni fa. Ebbene, da una ricerca fatta nell'Università di Oxford è venuto fuori, dati alla mano, che la violenza domestica, soprattutto su donne e bambini, ma abbiamo sentito anche su anziani maltrattati, uccide più delle guerre e costa 8.000 miliardi di dollari l'anno. 8.000 miliardi di dollari sono una cifra che non riusciamo neanche a concepire mentalmente. Noi siamo sconvolti dalle guerre. Siamo sconvolti quando veniamo a sapere che delle persone, dei civili, sono morti per un bombardamento, sono morti in azioni di guerra, sono morti per una guerra civile. Ecco, pensiamo che la violenza domestica ne uccide molto di più. Per ogni morto su un campo di battaglia, 9 periscono in dispute interpersonali. C'è un rapporto di 1 a 9. Sono dati spaventosi. Solo che mentre noi non possiamo fare niente per evitare che una guerra scoppi o che una guerra civile termini, possiamo intervenire sulla violenza domestica. Tutti e tutte possiamo intervenire sulla violenza domestica e quindi, se possiamo, dobbiamo farlo. Voi sapete benissimo, e mi rivolgo alle socie Sor Optimist, quali risultati incredibili e decisamente superiori alle aspettative abbiamo raggiunto con le aule d'ascolto protetto. Non sembrava possibile arrivare a realizzarne una 60 in Italia nei più grandi tribunali, ottenendo che oggi i magistrati ci ringrazino, che i presidenti di tribunale ci ringrazino e che modestamente a livello di federazione europea il nostro progetto sia risultato il più bello e il più meritevole di essere il miglior progetto dell'anno a livello di federazione europea. Considerando che siamo presenti in tutte le nazioni europee e siamo 35.000 soci in Europa, beh, direi che siamo legittimamente orgogliose del risultato raggiunto. Ma l'abbiamo raggiunto tutti insieme, perché abbiamo abbracciato una battaglia, ci siamo convinte della sua bontà, ogni presidente di club ha combattuto nella sua città, ha raggiunto l'obiettivo. Quindi noi possiamo tranquillamente occuparci oggi anche del codice rosa insieme alle strutture che già operano sul territorio. Non mi rivolgo tanto alle socie toscane perché voi siete fortunatissime, mi rivolgo alle socie di tutti gli altri club italiani. Poi oggi pomeriggio con Dina Nanni, che coordinerà l'incontro di oggi pomeriggio, sentiremo dai club quello che hanno già fatto sul loro territorio, quello che stanno preparando e quello che si preparano a fare. Ma io sono convinta che dopo questo convegno noi avremo una moltiplicazione di interventi e probabilmente dovremo anche valutare l'opportunità di creare un gruppo di lavoro, noi, un comitato che possa poi coordinare l'attività dei club sul territorio. Perché poi voi non immaginate la Presidente nazionale come è caricata di lavoro, perché poi alla fine tutto fa capo a lei, tutto torna a lei, e più ami lanci in mare e più lavoro ti ritorna sulle spalle, ed è un lavoro che io faccio con estremo piacere, perché la soddisfazione è tanta, vedere quanto lavorano i club, l'attività, l'entusiasmo, perché ogni club che lavora bene si carica internamente, si motiva, capisce perché è all'interno di un club Sor Optimist e che cosa può fare un club Sor Optimist e che cosa possiamo fare tutte insieme. Quindi io mi auguro veramente che si possa costituire un comitato che coordini l'attività dei club italiani, perché avete capito benissimo che questo non è un'attività che noi possiamo svolgere tra di noi al chiuso dei nostri club, ma dobbiamo interagire con tutte le autorità sul territorio. La magistratura, le forze dell'ordine, le strutture sociosanitarie. Il lavoro che ci si chiede è enorme, è impegnativo, abbiamo bisogno di referenti, di persone specializzate, di aiuto, di collaborazione. Noi possiamo essere quel semino che va a fruttificare nella terra, possiamo essere
quelle che danno il via, quelle che coordinano, quelle che aiutano, quelle che collaborano, quelle che, sapendo a quali reti fare riferimento, possono dare l'aggancio giusto, cioè fare lobby nel modo più positivo, più bello, più costruttivo, più significativo del termine. Ecco, io credo che sia questo il senso del convegno di oggi e aspetto il pomeriggio per sentire poi che cosa i club italiani hanno fatto e stanno facendo, e mi aspetto poi che effettivamente da questo convegno parta l'effetto domino. Credo che abbiamo tutte un'età per cui ci ricordiamo di aver giocato col domino. Forse i bambini di oggi non sanno neanche che cos'è, ma noi ci ricordiamo benissimo di queste tessere bianche e nere sistemate con infinita pazienza sul tavolo, e poi bastava dare un colpetto alla prima tessera per vederle cadere tutte con estrema soddisfazione se avevamo montato bene le tessere del domino. Ecco, facciamo sì che ognuna di noi sia una tessera del domino, di questo gigantesco domino nazionale di 144 club e di 6.000 donne, e raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo prefissati, che ci stiamo prefissando tutte insieme. Io vi ringrazio di essere venute qui così tante, così numerose, così convinte, e sono sicura che tra un anno potremo dire con grande soddisfazione di tutte: abbiamo raggiunto obiettivi che un anno fa non pensavamo di poter raggiungere. Grazie davvero. Grazie Anna Maria. Prima di dare la parola a qualche domanda, se c'è, del pubblico, volevo solo un piccolo commento su quello che tu hai detto. Hai parlato di educazione e hai citato anche la parola raptus. Ecco, è un problema di educazione, perché proprio sulle pagine del Corriere della Sera Claudio Mencacci, che è stato past presidente della Società Italiana di Psichiatria, ha detto: aboliamo la parola raptus. Oh, meno male. Perché dietro la parola raptus, e devo dire che è stato anche uno degli articoli più letti poi sul sito, perché dietro la parola raptus si nasconde, dietro la parola raptus, dicevo, si nasconde, come nel caso, e lui l'ha detto, nel caso di quel papà in una cittadina della Lombardia di cui non ricordo il nome, che ha ucciso i suoi due bambini. Ecco, è un raptus. No, dietro quello c'è probabilmente rapporti difficili e forse anche, come è stato detto, poi una serie di violenze anche psicologiche all'interno della famiglia, e poi questo altro aspetto importante degli uomini che non sanno assumersi le loro responsabilità e che vivono questo concetto di possesso soprattutto nei confronti delle donne. Chiedo allora se c'è qualche osservazione. Ah, prego. Scusate, ho dimenticato di leggere la lettera di Francesco Cirillo, vicecapo della Polizia di Stato, che aveva garantito la sua presenza ma in Cina, quindi, e mi sembra che sia un assente giustificato. Però siccome ha avuto la gentilezza di mandarmi una bella lettera, ritengo corretto leggerla. Gentilissima Presidente, la ringrazio molto per il cortese invito ad intervenire sabato prossimo a Viareggio al convegno Codice Rosa, organizzato dalla sua associazione. Avrei avuto molto piacere ad unirmi a voi e riflettere insieme sulle possibili azioni da intraprendere per una migliore tutela delle vittime che versano in condizioni di vulnerabilità, ambito in cui da sempre è molto forte l'impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Sono fermamente convinto che Codice Rosa sia un modello operativo vincente e spero che sia presto esteso a tutto il territorio nazionale. Purtroppo sono sinceramente rammaricato di dover comunicare che non potrò essere presente, dovendomi recare in Cina per impegni di cooperazione internazionale connessi al mio incarico di vice direttore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della polizia criminale, eccetera, eccetera. Ecco, mi sembra meritasse di essere letta. Un'altra lettera che dovevo leggere e spero di trovare è quella di Fabrizia Giuliani, parlamentare della condizione giustizia, oltre ad essere docente di filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma.
Desidero esprimere il mio augurio di buon lavoro agli organizzatori e agli ospiti del convegno, insieme al rammarico di non poter condividere la discussione di questa giornata. Sono davvero dispiaciuta di non essere con voi, ma impegni istituzionali, eccetera. Con questo saluto desidero esprimere l'incoraggiamento a proseguire nel solco del lavoro avviato. Il mio auspicio è che l'effetto domino si realizzi fino in fondo, che il coordinamento tra le diverse figure dello Stato impegnate a contrastare la violenza, tratto distintivo di Codice Rosa, diventi pratica nazionale. Esprimo questo auspicio non solo per i risultati straordinari che questa esperienza ha raggiunto, consentendo l'emersione di un fenomeno ancora taciuto e nascosto, vissuto come una vergogna privata, ma perché non vedo altra strada per le istituzioni che quella dell'impegno congiunto e coordinato. È entrata in vigore ad agosto la Convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridico europeo che vincola gli Stati membri a promuovere azioni mirate per contrastare la violenza di genere. L'Italia è stata uno dei primi paesi a sottoscrivere la Convenzione e ad impegnarsi perché si raggiungesse il numero di ratifiche nazionali necessarie alla sua piena attuazione. La conversione del decreto relativo alle politiche di contrasto alla violenza, varato lo scorso ottobre, con il riconoscimento del reato di violenza domestica, il protagonismo delle vittime nella fascia processuale e l'introduzione delle misure protettive per i minori e le persone colpite è stato un primo passo concreto per la piena attuazione di quelle norme. Sappiamo che molto deve essere ancora fatto e ci impegniamo per questo, ma sappiamo anche che non partiamo da zero e che dobbiamo saper riconoscere le migliori pratiche, quelle che hanno innovato e raggiunto risultati inediti. Codice Rosa ha valore esemplare, ci indica la strada da percorrere sul terreno della prevenzione e del riconoscimento della violenza che in Italia, per ragioni sociali e culturali, è ancora lo scoglio più alto. Il nostro impegno è dunque quello di sostenere questa esperienza e di tradurne l'efficacia su scala nazionale. Sono certa che l'effetto domino non si farà attendere, in bocca al lupo e soprattutto a presto. Come vedete siamo in ottima compagnia.